Ciao ragazzi, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video! Oggi ragazzi siamo insieme a mia sorella, ciao Giulia! Andremo a fare una cosa incredibile! Tu lo conosci il film Luca? Dicono che è molto bello! Esatto, e oggi lo andremo a vedere insieme! Perché dicono che c'è una cosa strana in questo film, che potrebbe succedere che possa essere maledetto o roba del genere. Io sinceramente, Giulia, a queste cose non ci credo, perché dai cavolo, come può un film così bello avere cose maledette? Vabbè, comunque, adesso mettiamoci la nostra zona cinema. Non esageriamo e guardiamo il film. Eccoci posizionati, adesso andremo a vedere insieme questo film. Io non so davvero cosa aspettarmi. Eccolo lì. Allora, facciamolo subito partire. Vediamo che cosa accade. Quello che so di questo film è che ci sta questo Luca, che so che tipo è ambientato in Italia, e questa roba è incredibile. Quindi forza Italia, pizza Napoli, peperoni. E comunque deve essere molto divertente, perché c'è Luca. Lui è un bambino che diventa un mostro se tocca l'acqua. Incredibile. Mi piacerebbe esserla anche io. Tu vorresti essere un mostro? Vabbè, comunque, il film è già iniziato e qui sta già parlando di mostri marini. Molto interessante. Sta dicendo che ci sono questi due pescatori che devono pescare, però hanno paura dei mostri marini. E questa cosa è molto molto intrigante. Oh, eccolo Luca. Oh mio Dio, eccolo qui. Abbiamo già visto Luca. Adesso sta tipo nel mare, no? Nel suo habitat da mostro. Eccolo qui ragazzi, quello del mare. Com'è bello Luca, Giulia, com'è bello. Potrebbe essere il tuo fidanzatino. No. Va bene, capisco. Ma perché Luca è triste? Ma gli hai fatto qualcosa Luca? Perché io lo vedo un pochino triste. Ma io non gli ho fatto niente. Stanno succedendo cose strane che non capisco. Ha trovato tipo un orologino per terra, una sveglia, qualcosa. Il mare inquinato, bruttissimo messaggio. Luca si sta avvicinando, non capisce bene. Ah, ha preso la sveglia. Eh sì. Oh mio Dio. Mettiamo pausa. Maledetto. Ma che cos'era? Io per un momento ho visto che aveva tipo l'occhio rosso. Ma è normale questa cosa? Io non credo. Fammi tornare un attimino indietro. Voglio rivedere questa cosa dove si vede l'occhio rosso. Cioè, è assurdo! Ma perché? Cioè, non dovrebbe essere così! Facciamo molta attenzione, facciamo... Oh! Non ci credo, Max, è maledetto! Sì, ma adesso che cosa sta succedendo? Lo voglio uccidere! Ma è Alberto! E allora tutto a posto! Però perché è diventato l'occhio rosso? Non saprei! Ok, mo sta facendo amicizia con Alberto. Va bene, Alberto so che è tipo un suo amico. Però non ho capito come e perché gli sia diventato l'occhio rosso. Se voi avete visto il film, fateci sapere se anche a voi è successa questa cosa. E mi raccomando, 10.000 like per questo video. Se volete altri video in cui reagiamo a questi film particolari. Oh, ecco, è uscito dall'acqua. Wow, è diventato un bambino. È diventato un bambino come tutti gli altri. Guarda Giulia, adesso è proprio come te. Ho visto. Sono un bravo bambino. È un bravo bambino, è la prima volta che va sul suolo, diciamo. Perché lui è un mostro marino, quindi non dovrebbe. Perché se lo scoprono è finita. Però c'è questo Alberto che gli sta facendo fare queste robe. Oh mio Dio, ma che cos'è sta roba, Giulia? Ma sta sognando. Sì, mi sa di sì. Oh, ma intanto qui che succede? Perché Alberto? Alberto? Oh no, no, Giulia, Alberto sta per morire. No, Alberto! Il volo dell'angelo, mamma mia, incredibile. Comunque, tutto bene Alberto? Sembra essere tutto bene, fortunatamente. Vediamo. Ok, tutto a posto, meno male. Però per adesso dico sei maledetto, ho visto solo quello. E meno male, oserei dire, meno male, perché se vedevamo troppe cose maledette non andava per niente bene. Oh mio Dio, hanno fatto un volo sulla moto! Bellissimo! Aspetta un attimo, ma che cos'era quella faccia? Non lo so. C'è qualcosa che non va, aspetta. Metti pausa. Per un momento nel cielo si è vista una faccia e non penso sia normale. Giulia, tu l'hai vista? Sì, l'ho vista, e come? Già, prima l'occhio, poi questa testa
strana questa faccia nel cielo. Secondo me, Giulia, abbiamo beccato il film maledetto. Non è che sta succedendo qualcosa? Tu ti senti tutto bene? Cioè, per adesso va bene? Sì, va tutto bene. Ok, meno male. Adesso finiamo di vederlo per un momento. Poi speriamo vada tutto bene, perché questi film maledetti sono pericolosissimi. Oh, questa è la sua amichetta! Non so come si chiama, però. Non ho capito come si chiama. Cioè, tu lo sai? Veramente no. E allora scrivetemelo qui sotto nei commenti se lo sapete. No, no, queste ragazzi, queste sono cose pericolosissime, povera signore. Però non vedo nient'altro di maledetto per ora, fortunatamente. Non mi sento molto bene. Come non ti senti molto bene? In che senso? Non mi dire così, soprattutto mentre stiamo guardando un film maledetto. Che ti sta succedendo, Giulia? Mi stai facendo preoccupare. Giulia, tutto a posto? Non lo so, mi sento strana. Ok, io sto bene fortunatamente, ma non capisco Giulia, mi stai facendo preoccupare. Intanto qui stanno succedendo cose, non voglio spoilerare troppo. Ho fatto vedere ben poco del film per non spoilerare. Però Giulia, adesso c'è un problema, cioè se tu ti senti male, che perché? Cioè, che succede? Ah no, devo andare assolutamente in bagno, non mi sento bene. Allora vai in bagno, Giulia. Se ti devi sciacquare la faccia, sciacquatela, perché in queste situazioni devi farlo. Non so se è perché tu non ti senti bene o è colpa del film. Non lo so. Io, ragazzi, intanto qui ho stoppato in una scena molto toccante. C'è Luca che piange. E anche Giulia sta forse piangendo. Non lo so. Vai, Giulia, vai in bagno, va, prima che ti succeda qualcosa. Vai, Giulia, sciacquati la faccia. Ma non è che adesso ti succede qualcosa con l'acqua? No, spero di no, perché se ti succede qualcosa come Luca, abbiamo imparato che Luca, se tocca l'acqua, diventa un mostro marino. Matteo, per favore, esci un attimo dal bagno. Va bene, guarda, ti chiudo anche la porta, non voglio infastidirti. Ragazzi, io mi sto preoccupando tantissimo. Questo maledetto film, non pensavo potesse fare questo effetto. Ma a quanto pare sì. Cosa? Giulia, che succede? È successo un guaio? Fammi entrare! Oddio! Ma sei diventato un mostro marino! Come Luca! Sono diventato un mostro! Non mi sento bene neanche io! Ma non per quel caso, perché? Oh mio Dio, ma che faccia c'hai? Ma questa è vero, io mi sono sciacquato la faccia e ora sono un mostro! Oh mio Dio, Giulia vieni qua! Ma adesso che succede? Che succede, Giulia? Tu riesci a vedermi? Riesci a vedermi? Sì, ma vedo tutto strano. Oh mio Dio, guarda, sono quasi uguali. Giulia, dobbiamo fare qualcosa. Tu adesso sei ancora bagnata, per questo sei ancora un mostro? Eh no, io in realtà mi sono asciugata, ma non ti torna normale. Cioè, ti sei asciugata e non riesci a tornare normale, neanche così. No, ma poi perché hai soltanto la testa da mostro e tutto il resto del corpo no? Beh, perché mi farò bagnare solo la faccia. In effetti hai ragione, perché Luca, solo quello che si bagna si trasforma. Quindi lei si è bagnata soltanto la faccia ed è diventato un mostro in faccia. Oh, che cosa ti succede adesso? Io ti ricordo che sono tuo fratello, anche se non mi sono trasformato in un mostro, sono ancora tuo fratello. Diventa anche tu un mostro? Oh, perché sei buttata per terra? Giulia, sto bene? Voglio di acqua. Voglio l'acqua. Ah, oddio. Stai ferma. Vieni con me. No, stai ferma. Non mi tenere. Stai ferma, Giulia, stai ferma. Aiuto. Vai sott'acqua. Oh mio Dio. Ma io non divento un mostro, io sto bene. Ah, allora tu non sei uno della mia famiglia, devo farti fuori. Ma come non sono uno della tua famiglia? Ma tu sei uscito fuori di testa. Vieni qua. Oh, Giulia. Ma che è successo? Eri diventato un mostro marino. A quanto pare ti sei tipo
asciugata. Mi volevi far diventare anche a me un mostro, ma non ha funzionato fortunatamente. E per un momento hai pensato che non ero della tua famiglia. Meno male che sei guarita. Mi raccomando, non ti andare più a bagnare. E come faccio? Io devo andarmi a lavare. E allora avvisami, perché quando ti vai a lavare io scappo di casa. Me ne vado in Messico, che lì almeno non ci sono i mostri che ti vogliono uccidere. Detto questo, io vi consiglio di non guardare il film maledetto di Luca. Poi magari vi guardate quello decente, per bene, quello sì, è un bel film. Ci vediamo in un prossimo video da me e da Giulia, che a quanto pare adesso è un mostro marino e tutto. E ciao ragazzi, bye!